Semplifica. E siamo al viaggio del TG1 nelle dimore storiche italiane che apriranno gratuitamente al pubblico nel fine settimana. Siamo andati nel cuore di Roma a scoprire le bellezze di un palazzo del Cinquecento. Laura Casone. Lo scroscio della Fontana delle Tartarughe, nel cuore di Roma alle porte del ghetto. Il nome della famiglia è inciso sull'architrave del portale in travertino. Siamo a Palazzo Costa Guti, ad accoglierci uno dei 15 eredi. È stato iniziato a costruire nel 1500 e la sua costruzione è terminata dalla famiglia Costa Guti. Dalla finestra i graffiti riscoperti con l'ultimo restauro del 1997. Di fronte a noi lo stemma Costa Guti con le tre stelle e le tre coste acute. In questi appartamenti ha abitato la regina Cristina di Svezia nei suoi primi soggiorni romani al seguito del cardinale Vincenzo Costa Guti, suo tutore. Sulle maniglie è incisa l'iniziale del cognome. Queste stanze hanno una particolare valenza storica, vero? Sì, non solo storica, ma anche umana. Perché in queste stanze, durante il fascismo, mia nonna ha nascosto numerose famiglie di religione ebraica. Anche sul cornicione sono riprodotti i particolari dello stemma di famiglia. Com'è vivere in un palazzo che ha così tanta storia? È sicuramente molto bello e affascinante, ma nello stesso tempo molto impegnativo. E io mi auguro che anche le prossime generazioni continuino a sentire lo stesso rispetto, lo stesso amore per questi beni storici che fanno parte del patrimonio culturale nazionale. Incompresa il